Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video tag, che bello, io li adoro, e parliamo di cinema, un altro argomento a me molto caro. Parliamo di cinema perché sono stata taggata per la realizzazione del Cinefan Tag e in particolare sono stata taggata dalla meravigliosa Melania Costantino, a cui mando un bacione enorme e vi lascio il link del suo canale qui sotto nell'info box. Se non la conoscete, vi invito veramente ad andare a guardare il suo canale, a vedere i suoi video perché è una ragazza meravigliosa, è colta, profonda, sensibile. Fa delle review veramente molto molto sentite, molto argute. Merita di essere conosciuta e di essere seguita e la ringrazio tantissimo per avermi pensata per la realizzazione di questo tag. Vi ricordo comunque che il tag è stato ideato da Sara Magic 15, quindi anche di lei vi metto il link del canale nell'info box. E ora cominciamo. Domanda numero 1: da quanto tempo sei appassionata di cinema? Sono appassionata di cinema più o meno da sempre, cioè da quando ho cominciato a pensare nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, ho iniziato ad apprezzare il mondo del cinema. L'ho sempre trovata un'attività culturale parallela comunque alla lettura, anche perché soprattutto al giorno d'oggi si vede quanto le due cose vadano di pari passo, i due settori si influenzano a vicenda. Se un libro riscuote successo, quasi sicuramente se ne ricaverà un film. C'è un parallelismo molto molto forte tra questi due settori, però in generale a me è sempre piaciuto il mondo del cinema, proprio perché regala un'immersione in un mondo altro, molto molto simile comunque a quello che si prova quando si legge un buon libro. Domanda numero 2: qual è il tuo genere preferito? Il mio genere preferito tendenzialmente è il genere catastrofico, fantascientifico, perché sono quei film proprio, io li chiamo i film popcorn, quei film proprio da blockbuster che non hanno una trama molto profonda, però ti fanno staccare per quelle 2 ore, non ti fanno pensare a niente, ti fanno proprio evadere con la testa. Quindi mi piacciono comunque quei filmoni pieni di effetti speciali, per esempio uno degli ultimi che ho visto è stato Kong, quindi un remake di King Kong, però anche Armageddon, i Transformers, questi filmoni proprio da pizza e Coca-Cola che appunto fanno staccare per qualche ora. Però mi piacciono molto anche quei film che dietro la facciata di intrattenimento nascondono anche degli insegnamenti molto forti. Ad esempio io ho amato tantissimo Il pianeta delle scimmie e soprattutto L'alba del pianeta delle scimmie, quello più recente, proprio perché dietro comunque questi effetti speciali, questi eventi catastrofici c'è l'insegnamento che non bisogna mai sfidare la natura ed essere appunto al di sopra di essa. Domanda numero 3: vai spesso al cinema? Non so che cosa si intenda per spesso, diciamo che vado ogni volta che vedo un film interessante, quindi io seguo molto i trailer, anche grazie ad internet. Quando c'è un film che mi cattura e che mi interessa, cerco di andarlo a vedere al cinema. Se vogliamo fare una media, vabbè, ci sono dei periodi in cui proprio non riesco a star dietro ai film in uscita o non vedo nulla che mi interessi e quindi anche per qualche mese sto senza andare al cinema, e periodi invece dove vado una anche 2 volte al mese, quindi vado spesso, dipende dai periodi. Domanda 4: preferisci i film in 2D o in 3D? Dipende anche in questo caso. Se sono dei film, magari commedie, o comunque dei film tranquilli che non hanno dei grandi effetti speciali, allora mi piace senz'altro il 2D, perché con gli occhiali mi sembra di non riuscire a seguire al meglio i dialoghi. Ma gli occhiali sono pensati appunto per farti apprezzare di più gli effetti speciali. Quindi per i film catastrofici di cui parlavo prima, mi piace molto di più il film in 3D. Quinta domanda: il primo e l'ultimo film che hai visto al cinema? Non ricordo assolutamente quale sia il primo film. Però posso dire qual è stato il primo film che ho visto al cinema nelle nuove multisale, cioè nelle multisale che adesso spopolano ma che all'epoca stavano appena cominciando a diffondersi, ed è stato Pearl Harbor.
È stato il primo film che ho visto in una sala con il Dolby Surround, appunto in una delle neonate multisale, che adesso invece sono la prassi. Era il 2001, se non sbaglio, e ricordo che questo effetto sonoro così avvolgente ha fatto sì che io provassi proprio un senso di apnea nelle scene sott'acqua. Mentre l'ultimo film che ho visto è stato in realtà un docufilm intitolato Maradonapoli, ovvero la Napoli delle persone comuni, che racconta il mito di Maradona. La prossima domanda è: tendi a vedere più volte un film che hai già visto? Sì, e ancora sì. Mentre non rileggo i libri, quasi mai, se non qui e là qualche paragrafo o proprio un libro che talmente che mi è piaciuto o che non ricordi, allora sì, in quel caso lo rileggo, ma tendenzialmente io non rileggo libri. Al contrario, se un film mi è piaciuto, lo vedo fino ad averne la nausea. Infatti Il Signore degli Anelli 1, La Compagnia dell'Anello, lo vidi al cinema La Bellezza di 4 volte, accompagnata da amiche diverse della classe, però 4 volte solo io, quindi praticamente chi era al botteghino vedeva sempre me con amiche diverse, quindi a un certo punto ha individuato chi fosse la pazza del gruppo. Altrettanto, se ricordate l'epoca delle videocassette, chi magari è un pochettino più grande, io vedevo le videocassette fino a che il nastro non si spezzava. Prossima domanda: tra trama, cast e regista, cosa ti spinge di più a vedere un film? Sicuramente la trama. Per me ci deve essere una trama che valga la pena di vedere, anche se si tratta di una trama semplice, come nei film di intrattenimento apocalittici di cui parlavamo prima, perché appunto comunque mi deve piacere l'idea di fondo di un film, altrimenti secondo me il cast non rende neanche al meglio. Compri DVD dei film che ti sono piaciuti di più? Sì, o li compro o li noleggio. Dipende, magari se il film non l'ho visto al cinema, prima lo noleggio, in modo che se non mi piace almeno lo restituisco e pace. Però se un film l'ho già visto e mi è piaciuto tanto, aspetto il DVD e lo compro. Infatti ho anche una bella DVDeca, io la chiamo così, e se vi interessa vi faccio anche il tour della DVDeca, come ho fatto il bookshelf tour. Hai dei film preferiti? Sì, ho dei film preferiti, ho fatto anche un video al riguardo, mi sembra che ne elencassi 10, se non ricordo male. Comunque se lo ritrovo ve lo metto nelle schede, ma tendenzialmente tra i film preferiti che mi vengono al momento vi posso citare indubbiamente la trilogia del Signore degli Anelli, Le Ali della Libertà, mi piace Labyrinth, che è stato il primo film fantasy, ed è un capolavoro di poesia quel film, quindi anni 80, se non l'avete visto, vedetelo. Ce ne sono tanti, adesso non me ne vengono in mente, ma appunto se ritrovo il video in cui vi mostravo i miei film preferiti, ve lo metto nelle schede. Se un film ti piace, inciti altre persone a vederlo? Non più di tanto, perché comunque i film, un po' come i libri, è de gustibus. Se magari io ho visto un film che mi è piaciuto, penso prima a chi ho davanti per consigliarlo, e un po' la stessa cosa vale al contrario, nel senso che possono anche venire da me a dirmi: guarda, L'Esorcista è un capolavoro, ma io non amo i film horror, quindi non lo guarderei mai, ecco, anche se avessi la migliore recensione del mondo. E queste erano le domande del Cinefan Tag. Taggo naturalmente tutti voi, poi se vogliono fare questo tag, il piccolo Ruby e Vale di Polvere d'Inchiostro, a me fa veramente tanto 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 piacere. Io vi mando un bacione enorme, vi ringrazio per avermi seguita in questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!